Via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo scostamento di bilancio pari a 25 miliardi. Con la relazione che sarà inviata alle Camere e sentita la Commissione europea, il Governo chiederà l'autorizzazione per un ulteriore ricorso all'indebitamento di 25 miliardi di euro per l'anno 2020. La decisione di aumentare l'indebitamento è stata presa nel corso del vertice dei capi di delegazione responsabili economici con il Premier Conte e il Ministro dell'Economia Gualtieri, che ha preceduto il CDM del 22 luglio. Una parte dei fondi sarà destinata alla CIG Covid, agli enti locali, agli incentivi alle imprese per le assunzioni. Nel corso del CDM non è stata formalizzata, diversamente da quanto previsto, la proroga dello stato di emergenza. Oltre alla proroga del CIG Covid, si parla di altre 18 settimane legate ai cali di fatturato delle imprese. L'esecutivo, come ha confermato Gualtieri, pensa a introdurre subito meccanismi di incentivo alle nuove assunzioni. Allo stesso tempo, ha spiegato il vice di Gualtieri, Misiani, si sta pensando a incentivi alle imprese che riportano al lavoro dipendente in cassa integrazione, perché la via maestra non può essere la cassa all'infinito. Nel pacchetto lavoro dovrebbe trovare spazio la proroga dello stop al licenziamento fino a fine anno, delle indennità di disoccupazione, dello smart working anche nel privato fino alla fine dell'anno. Nuove risorse previste per comuni 2 miliardi e regioni 2,8 miliardi per le scuole per la ripartenza a settembre. Tra le novità ci sarebbe la volontà di alleggerire il peso delle tasse di marzo, aprile e maggio rinviate a settembre. Si tratta di 13 miliardi di imposte che saranno ridotte significativamente. La proroga dello stato di emergenza non è stata formalizzata nel Consiglio dei Ministri.